cominciamo la nostra meditazione facendo tre grossi respiri, partendo dalla pancia. Cominciamo a rilassare la fronte. Possiamo aiutarci se non riusciamo a rilassarci, creando prima tensione e poi rilassare. Scendiamo verso le palpebre. Rilassiamo mettendola appoggiata al palato. Scendiamo ancora e rilassiamo il collo. Siamo le spalle che sopportano tutti i pesi della giornata. Scendiamo lungo le braccia, rilassiamo le braccia, l'avambraccio, le mani con tutte le dita. Avvertiamo un senso di pesantezza. Lasciamo trascinare le braccia dalla forza della gravità. Avvertiamo perfettamente la pesantezza. Risaliamo un po' e ritorniamo alle spalle. Immaginiamo la spina dorsale con tutti i suoi anelli. Immaginiamo di rilassare ogni singolo anello e scendiamo e scendiamo. Ci portiamo i glutei e rilassiamo anche quelli. Avvertiamo il senso di pesantezza sulle gambe. Le gambe sono pesanti, sono attratte dalla terra. Risaliamo per le gambe, rilassando sempre il tutto. Ci fermiamo sui genitali e anche qui rilassiamo. Rilassiamo ed avvertiamo che stiamo respirando di pancia, che qui
questo ci dà benessere. Risaliamo l'addome, il torace e rilassiamo. Scendiamo all'interno del nostro corpo, entriamo per la trachea e l'esofago, scendiamo nei polmoni, avvertiamo il senso di mantice, sentiamo la respirazione. L'ossigeno che entra e che viene trasferito al sangue. Vediamo anche tutto il percorso del sangue. Vediamo la pompa. Suoi movimenti e trasferisce questa linfa vitale in tutte le parti del corpo. Ogni centimetro, ogni millimetro del nostro corpo è servito da questa rete. L'esofago, troviamo lo stomaco, lo avvertiamo, lo vediamo nelle sue funzioni, lo ringraziamo. Scendendo ancora troviamo il fegato, anche qui immaginiamo le sue funzioni. Se sappiamo di avere qualche difficoltà in qualche organo, ogni singolo organo lo immaginiamo perfetto, bellissimo, e funziona a meraviglia. Così aiutiamo anche una guarigione. La forza della mente è incredibile. Senso di grazia verso queste parti del nostro corpo. Scendiamo nell'intestino, immaginiamo l'intestino con tutte le sue anse, tutte le sue curve, e continuiamo a scendere dentro di lui fino ad arrivare all'ano. Sangue.
sentiamo tutto quello che il naso ci fa sentire, odorare, i profumi, e la parte del cervello ad esso collegato. Scendiamo ora alla lingua, avvertiamo il senso del gusto, dolce, salato, amaro, piccante. Questo senso. Ci spostiamo le orecchie. Vediamo tutto il percorso interno dell'orecchio. E il senso dell'udito. Senza l'udito non potremo comunicare, non potremo sentire i rumori della natura. Non potremo ascoltare la voce delle persone care. Vedo la parte del cervello ad esso dedicato. Ci spostiamo sulla pelle, sul senso del tatto, così piacevole, così benefico. Esploriamo tutta la nostra pelle. Sentiamo il piacere di toccare, il piacere di essere toccati. Vediamo la parte di cervello dedicata al tatto. Adesso siamo all'interno della nostra testa, siamo all'interno del cervello, lo immaginiamo, facciamo un volo su di esso e lo ringraziamo per tutto quello che fa per noi, al nostro servizio. Ora immaginiamo di trovarci di fronte a una scala a chiocciola che scende. La scala a chiocciola è ampia, luminosa e dà sicurezza. La vedo, comincio a scendere. Scendo con passo sicuro,
scendo giù. Ancora. Scendo. Scendo. Vado giù. Avverto il senso di discesa dentro di me. Scendo la scala, più avverto un senso di benessere. Continuo a scendere e vado giù. Arrivato su un pianerottolo. La scala è finita. C'è una porta. La apro. La porta mi mette in comunicazione con la mia stanza. Entro. Osservo i mobili, la sua disposizione e la mia stanza. Mi dà pace e serenità. Passeggio all'interno della stanza e mi accomodo. Sul tavolo c'è un vaso con una rosa. Vedo il colore di quello che preferisco. Mi avvicino, tocco i suoi petali vellutati. Avverto che con il tatto i suoi petali e la loro consistenza. Mi avvicino con il viso al bocciolo. Ne avverto il profumo. Lo sento. Intenso ed entra dentro di me. Sono nella mia stanza.
comodo. Adesso cercherò di fare un viaggio lungo il mondo dei colori. Avverto l'energia fisica e la individuo alla base della spina dorsale. Sento l'energia che cresce e individuo questa energia con il colore rosso. Vedo il rosso. Cerco di spostare l'energia un po' più in alto, nella spina dorsale, nella zona sacrale. Qui si accumula l'energia sessuale. Cerco di accumulare anche qui energia, luce. Il colore che visualizzerò sarà l'arancione. Vedo il colore arancione. Sposto ancora l'energia lungo la spina dorsale, la sposto un po' più in su dell'ombelico, lo chiamiamo il plesso solare. Qui è il punto dove si manifesta l'energia nervosa. Punto di passaggio tra l'energia fisica dei primi due colori e l'energia mentale che si trova più in alto. Il colore da visualizzare è il giallo. Vedo il giallo. Sposto ancora tutta l'energia accumulata nel quarto punto, all'altezza del cuore. È il punto del cuore. È il punto dell'energia affettiva. Il colore da vedere è il verde. Vedo il verde. Qui, in questo punto, si accumulano amore, affetto, amicizia, condivisione, carità, compassione, perdono. La cerniera di passaggio tra il piano fisico
e il piano spirituale. Vedo il verde. Ora mi sposto un po' più in alto. Al quinto punto. Vado verso il plesso laringeo, nel punto dell'energia della vibrazione sonora. Punto della comunicazione, sia verbale sia di ascolto. Qui visualizzo il colore azzurro. Sento l'energia che aumenta e vedo l'azzurro. Sposto l'energia al terzo occhio. Alla fronte. È il punto dell'energia mentale. Conoscenza, ispirazione, visione. Previsione, intuizione. Maturità. Completezza. Qui visualizziamo il colore indaco, violetto. Sulla luce, il settimo punto, al di sopra della nostra testa. Il punto dell'energia spirituale. Lasciamo che tutta l'energia convogli in quel punto, al di sopra della nostra testa. Qui una luce bianca ci avvolgerà. Vedremo la luce bianca. Stiamo qui, in questa beatitudine,
Vai sereno, tra l'agitazione della vita, coltiva l'amore al silenzio e alla pace. Donati tempo per prendere cura di te, per volere bene a te, per sentirti amato da te. La persona con la quale trascorri più tempo sei tu. Abita volentieri con te. Nessuno è più amico se non tu a te stesso. Sosta senza fretta. Guarisci l'ansia del fare. Abbandonati alla gratuità del contemplare. Pensa armoniosamente, perché la vita è quella che i tuoi pensieri vanno creando. In ogni circostanza, considera quanto vi è di buono. Pratica lo sguardo positivo. Se ti paragoni agli altri, puoi diventare vanitoso e aspro. C'è sempre chi riesce di più o di meno. Ogni uomo è una stella. Ogni stella ha il suo splendore. Accogli ogni persona come messaggio per te. Fa fiorire gli incontri umani che la strada ogni giorno ti regala. Quando una persona si sente amata, dà il meglio di sé. Sii pronto ad ascoltare e lento nel parlare. Dici la tua verità con calma e chiarezza. Nessuno è sapiente assoluto, nessuno è ignorante assoluto. Col dialogo siamo tutti maestri e scolari gli uni gli altri, alla scuola continua della vita. Vivi semplice. Più sei semplice e più gusti il valore delle cose. Le cose semplici sono anche le più belle. Non lasciarti opprimere dai bisogni superflui. Non c'è nulla di più libero ed indipendente dell'uomo che pratica la sobrietà felice. Celebra la gratuità della vita. Respira la grazia di essere vivo. Sii presente al presente. Il passato è passato. Il futuro non è ancora arrivato. Vivi la fioritura del presente più armoniosamente che puoi, perché è il grande tesoro a tua disposizione. Qui, ora, tocca la pace. Shanti, shanti, shanti.